Terza vittoria consecutiva, avete consolidato la terza posizione, ma anche un bel Avezzano. Sì, la brutta notizia è la terza consecutiva perché c'è un premio con tre vittorie. Quindi brutta notizia. Infatti l'avevo visto un po' preoccupato. No, non è quello, sono contento. E prima dicevo, parto dall'avversario perché ho visto un bel Avezzano e la mano di Colavito si è visto subito, quindi complimenti a loro, squadra quadrata e con più cuore di noi. Il primo tempo abbiamo sbagliato molto. E poi c'è stato quell'autogol clamoroso, l'infortunio di Piero Antozzi. 42esimo, la partita era finita. Infatti, certe volte si merita di vincere, non si vince, e poi quando meno te l'aspetti. Come si dice, il bello del calcio, o il brutto per chi subisce. Insomma, il Presidente è contento di questo campionato, no? Nelle ultime 7 partite una sola sconfitta, tra l'altro immeritata qui in casa col Cesena. Sì, il Presidente è contento quando è primo, è contento Siena quando è secondo, è contentino quando è terzo. Però quindi, siamo insomma, terzo. Niente di che questo terzo posto. Insomma. Sarebbe di che se questo fosse un paese normale con una FGC normale e i playoff servissero a qualcosa e darebbe spettacolo a tutto questo campionato. Se almeno una avesse la possibilità tra tutti i 7 gironi, non è così, quindi non si può essere contenti di essere nei playoff. Ma della squadra, del fatto che abbiamo 5 persone fuori da tempo e qualcuno è rientrato oggi, del cuore che c'è, del lavoro che fanno in pochi ragazzi, il DS, la squadra, l'allenatore, sono super contento perché questa è una bella società dove c'è quella calma creativa, dicevo prima, non c'è quel brio che si vede da altre parti. C'è che grande equilibrio, insomma. Ecco, c'è equilibrio, quindi non è un risultato questo, 420 ragazzi che girano, bambini che girano, andiamo bene in tutti i campionati, ce lo dimentichiamo perché li facciamo tutti. 4 campionati giovanili e siamo tra i primi posti dappertutto. Le ragazze del calcio a 5 in C stanno facendo macelli sia in Coppa Italia. Come si fa a non essere contenti quando si muovono 400-500 ragazzi bene, in serenità? Progetti sempre ambiziosi, una società in continua crescita, insomma. No, si pensa già al futuro, Presidente? È una società Kaizen, l'ambizione del miglioramento continuo, quindi niente di eclatante o esaltante, ma un gradino tutti i giorni. Senta Presidente, tornando al fattaccio Francavilla-Campobasso, ma insomma non esiste la giustizia nello sport, nel calcio in particolare? Non esiste, e poi nella giustizia si può vincere e si può perdere, quindi noi eravamo pronti anche a perdere, però qualche considerazione possiamo farla. La prima è che fatti come questi erano già successi, quindi c'era stato un precedente sportivo e quel precedente sportivo diceva che la partita si doveva rifare. Poi va bene, abbiamo vinto il ricorso, io credo che un po' di sportività in più dell'Avezzano che ha avuto un beneficio, sì, del Campobasso che ha avuto un beneficio perché c'è stato cacciato quello che non doveva essere cacciato, siamo rimasti indietro, quindi almeno rigiocarlo ci aspettavamo che fosse. Hanno fatto il controricorso, ci hanno dato ragione col controricorso e lo scandalo è proprio questo, perché mezz'ora dopo la ragione è diventata torto, quindi si può, è una FGC credibile quella che fa così. Brutto. E anche da questo si riparte per fare un buon calcio. La giustizia non solo sportiva, giustizia equanime che dia le possibilità giuste a tutti. Dai, andiamo avanti. Intanto Presidente, chiudiamo, volevo riaggiornarle il dato. 7 vittorie e un pareggio per quanto ci riguarda. Quindi. Certe volte uno investe un sacco di soldi per le squadre, basterebbe massimo qualche portarlo di qua e vinceremmo tutte le partite. Perché anche Diego Martelli, il nostro operatore, ha perso. La partita l'ha persa, sì, io sono imbattuto. Non tu sei proprio il Maradona dei cronisti, sì.